Bella ragazzi, pensate, siamo oggi ritornati con un nuovo video. Ragazzi, quest'oggi siamo per la prima volta su FIFA 19 Ultimate Team e siamo qui per fare il mio primo draft su FIFA 19, anche se non è il mio primo, perché il primo l'ho fatto in stream su Twitch, quindi vi invito comunque a venire. È il mio secondo draft. Il primo draft l'ho perso in finale per il glitch dei russi, perché su PC c'è, stanno i russi che glitchano e non si sa che cazzo succede, mi frizza il gioco e perdo la finale. Grande. Comunque intanto questa qua sarà la Ultimate Edition e qui ti farà scegliere, vedete, il giocatore, quello 83 plus della Champions League. Ah, questo intende. Minchia, Gelson Martins, oh, pulito. E qui sto qua, quindi adesso ce l'abbiamo in team, cosa che non userò mai. Adesso apriamo sti due pacchetti Oro Premium Maxi, che sono quelli che ricevi in più, sempre dall'Ultimate Edition. Vedete, sì, il pavimento si è tipo illuminato, ma io ancora devo capire quando sono effettivamente bandiere, perché io so che si illumina il cerchio intorno. Che è? Scelta giocatore, buona. Oh, via questo, va, così che lo scarto più 800 crediti. Che oh, Lennon si venderà. No, che scarta ora, che cazzo sto facendo? Un altro pacco, vediamo se devo riuscire a capire quando è che si aprono le bandiere. Perché guardate, guarda il pavimento. Ok, si illumina il pavimento, però non è bandiera, perché questo qua è normale. Antonio, me lo ricordo a inizio di FIFA 18, raga, quanto menava Antonio. Io ragazzi, a sto punto direi di iniziare con il draftino. Sono abbastanza eccitato di portarvi questo draft. Vediamo un po' i moduli da usare. Allora, quest'anno le ali dovrebbero essere OP. Proviamo il 4-3-3. Capitano, Cristiano Ronaldo, pulito. Ancora lo devo provare su sto gioco. Un bel Douglas qui. Martial, I don't care, Calhanoglu, che serviva per l'intesa, serve troppo Martial, ragazzi. I turbe. Io prenderei Berardi qui, almeno un po' di intesa a Cristiano ce la dà. Centrocampista centrale, merda. Emre Can è perfetto per Cristiano, lo mettiamo qui al centro. Qua ci servirebbe invece uno della Serie A sempre. 0-20, Azemaili. Vabbè, veniamo dalla sconfitta col Bologna per 2-0. Io oggi sto bello triggerato. Infatti non so sto draft come potrà andare. Qui prendiamo Robertson perché mi sembra quello più pulito. Qua punterei anche a un incrocio con la BPL, perché secondo me arriverà. Qua non ci ho dato né Serie A né BPL. Bomba. Prendiamo il rating più alto, tanto almeno è tedesco, fa intesa con Emre Can. David Luiz. David Luiz o Radu? Io prenderei David Luiz, lo spostiamo di qua. Di qua ci servirebbe sempre Serie A. E sempre in culo ce lo abbiamo, cazzo. A sto punto prendiamo questo. In porta, tipo... boh, non lo so in porta che ci vuole. Ma che schifo, regà. Prenderei o consiglio Siriku, però metti caso poi non ci arriva un cazzo, prendiamo tipo Urreik e vaffanculo. Perché per ora Bender sta bene lì di intesa. Ecco. E mo siamo ritornati. Oh, Farman è non raro. Mettiamo in porta, va. Mustafi che è tipo intesona. Guarda che boost. Pulito. Qui una bella merda, tipo... io prenderei Shaka. Che schifo, ma perché ho preso Shaka? Vabbè, buono, 9 di intesa in più. Almeno abbiamo l'intesa lì su. Vediamo qua chi ci dà. Centrocampista, Fekir è buono. Wanyama, boh. Bah, non lo so, raga, che schifo. Proviamo Lucas Leiva e lo mettiamo al posto di Zemaili. Perché boh, mi sa che è meglio in teoria. Poi non lo so. Qualche super sub. Oh cazzo, è meglio Insigne di Martial? Vediamo un po', perché lui potrei far così. E qui ci metto Zemaili e l'intesa rimane la stessa, però giochiamo con Insigne titolare, forse è meglio. Holy shit, prendi Neymar, super sub della madonna. Non voglio manco vederli gli altri, amavi. Qua chi ce dai? Caleon. Io lo prendo Caleon, molto meglio in confronto a Berardi. Sì. Ah, cazzo. Hazard è pulito, però abbiamo Martial e Neymar. Io prendo Khedira. Lo so che è una scelta strana, però voglio la full intesa. Mamma mia, che draftino, regà. Che draftino. Quadrato alla destra lo mettiamo. Che forse, secondo me, potrebbe essere anche meglio. Forse sì. Prendiamo Quadrato, sti cazzi. Tanto lì ci abbiamo Neymar che dobbiamo fare entrare, quindi in realtà il super sub non ci interessa. Ultimo pick. Vabbè, allora, dacci tutto.
Io direi di prendere Aubameyang, vaffanculo. E lo mettiamo al posto di Urreik. Oh, che draftino, regà. 185. Questo qui in realtà si dovrebbe puntare alla vittoria se non troviamo i russi che ci hackerano. Però direi, non dico niente male. Una mezza Serie A. Vabbè, ovviamente abbiamo trovato Cristiano Ronaldo. Io ancora lo dovevo provare Cristiano Ronaldo poi. Qui non l'allenatori scandalosi, però i tedeschi sono quelli che abbiamo. Rosler. Beh, io direi di iniziare, regà, dai. Primo avversario trovato, regà. Vediamo la squadra. La Lacazette, Salah, Hazard, If, Matuidi, Ander Herrera, Pogba, Smalling, Kyle Walker, Oblak, Godin. Ammazza che team. È un valutazione 86 però con 89 d'intesa. Si può fare qualcosa? Sì. Cazzo, ma questo qua mi sente ancora con là. Bello frate, ciao, tutto a posto. Regà, il draftino di oggi poi non va sicuro di vincerlo, perché sarà problematico. Solo qua su PC trovare le persone è già un problema. Poi ho notato che arrivare in porta, ragazzi, è tipo difficilissimo. Tranne per gli altri, a quanto pare. Tranne per gli altri. I cross dentro sono OP. Ma Salah era. Ok, campione. Ok. C'ha la testa di Patrick La Stella. Ha messo il set. Vai, Gri. Dalla Lollo. Oh, Lollo. No, non ci credo. Smalling corre quanti insigne. Sami. Gemaili. Cristiano. Cristiano. Sì. Godo, bravo Gri. Ok, allora adesso se skippano gli avversari skippano tutti i replay. Non vale sta cosa. Io sto a fare un video, voglio rivederli i replay. Mamma mia, come l'abbiamo chiuso perfetto. Chi è sotto? Emre Can. Vabbè, ah, usa là in difesa con più fisico di Emre Can. Ok, ok videogame. Vedo sempre che il realismo lo metti da parte. Basta. Questo va solo sui lati. Ancora. Un altro pallone in mezzo. Ok, campione. Ok, campione. Dai, però devi correre, fio mio. Bravissimo! A metri a disposizione. Cristiano! 48esimo e 22. Guarda che esterno destro. Guarda che esterno destro. Ok, ma no, sta cosa però devono mettere che i replay si possono vedere. Non è possibile che li skippano loro, raga. Finisce il primo tempo 2-2. Diciamo che sta giocando meglio lui di me, sto primo tempo. Però devo dire una cosa, a me Insigne e Quadrato non mi sono piaciuti per un cazzo. Io direi di mettere dentro Neymar e Martial. Guarda, vedi come campera. Vedi come si campera su questo gioco. Su questo gioco tu ti metti con un difensore qua, con un centrocampista tipo sulla linea difensiva. La palla non è difficilissima da superare. A parte che guarda che stop Cristiano Ronaldo. E poi mi devi dire per quale motivo io sto da solo in difesa. Vedi che noi stiamo sempre in contropiede. Perché? Altro anno stessa merda. Gli levi palla sulla fascia. Madonna ragazzi miei. No, sarà difficilissimo quest'anno. Corri Neymar. Corri. Cosa ha sbagliato Stefano? Si sarà mangiando le mani visto che poteva essere il gol. 5 di piede debole, tiri da destro esterno. Ma che vuol dire? Ragazzi miei, siamo di fronte a una tragedia in questo videogioco. Intervento tempestivo nel difensore che è accetta passante. Neymar, se te mangi questo, cioè. E che cazzo? Non ho capito. L1 triangolo is back. Mamma mia, che culo che c'ha questo. Fermazione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria. Sì! Neymar! La ballerina! Ti becchi la ballerina! Ti becchi la ballerina! Puk! Il primo replay che riesco a vedere su sto gioco. E ce la portiamo a casa la prima del draft. Dai, raga! Mamma mia che fatica, oh! 9 tiri, 8 in porta ho fatto. Ha giocato forse meglio lui, certo che avete visto da dove cazzo tirava. Entravano pure. Secondo game. No, no, sti russi di merda. Oh, tutti russi a fai draft. Vabbè ragazzi, è ingiocabile. Stupido. Questi sono i draft su PC, ragazzi. Io non posso stare qua se 60 minuti a aspettare e non trovare un russo.
Che cazzo, vaffanculo. Mo' adesso vediamo. Se mi aghera è finita. Se non mi aghera non è finita e ci abbiamo ancora una chance. Se no ci andiamo a fare la partita alle squad rival. Alla division rival. Non c'ha l'intesa. Tutta la squadra a cazzo. Ma guarda, appena mi metti in game è finita, eh. Guarda come finisce male. Guarda. Mi pare che gioca. Occhio al pallone in mezzo. Pare che gioca! Benvenuti ai draft su PC, grande EA Sports. Vedo sempre che tu sei in grado di far uscire giochi senza bug, senza stupidaggini, senza glitch. Sembra che tu ti sia disconnesso. Come no? I pacchetti argento, mamma mia. Almeno ci danno qualche consumabile. Questa è la squadretta che mi ero fatto all'inizio del gioco. Cioè, perché io il draft, l'ultimo draft che ho fatto, ero riuscito ad arrivare in finale per poi trovare il russo. Dato che sennò probabilmente avrei dovuto aspettare almeno 18 anni con Zakaria, il mio uomo delle carriere. È una squadra simpatica, l'ho pagata 40k in totale e funziona, raga. Funziona che sì. Andiamo a fare una partita alle Division Rivals e poi io sto gioco sul PC non lo toccherò mai più. Division Rivals. Allora, io l'avevo fatte, mi avevano qualificato Divisione 5. Praticamente ne avevo vinte 4 e persa una. Vediamo un po' com'è la Divisione 5 del Division Rivals, va. Vediamo la squadretta di questo qua che abbiamo trovato. Allora, oh, Delaney ha preso lui, CC è pulito. C'ha una bella buggata della Bundesliga. Beh, sembra solida. In realtà questo modulo potrebbe essere tornato di in meta, dovrei provarlo. Bello. Kick of glitch. Easy kick of glitch, pensavo fosse fuori gioco. Mamma mia, 69 di tiro di Pulisic. Pulito. Vinicius 5 di skill. Mariano. Pulisic. Vabbè, ma Pulisic è un mostro, ragazzi. Pulisic è un mostro. 2-0 in 5 minuti. Guardo FIFA 18 2.0. Dico niente male. Mamma mia, bello. Prova il Driven. Mamma mia, good try. Was. Mannaggia. Driven comunque è depotenziato decisamente in confronto alla demo, eh. Guarda Mbappé. Ok, ok. Tutti i tiri sono gol. Tira, oh, dove vai? Ma che cazzo è successo? Non ho capito, ragazzi. Zakaria sempre lì al momento giusto. Mariano, Zakaria, Pulisic, cross dentro, Vinicius. Ballerina. Vedi che bello il gioco, è divertente. No, Mbappé l'hai lasciato lì da solo. L'hai lasciato, Mbappé. Boh, finisce il primo tempo, ragazzi. In realtà lo stiamo massacrando. Cioè, 10 tiri contro i suoi 6, 4 tiri in porta, io 9. Ci stiamo meritando la vittoria, rischiando però in modo stupido. Ho notato che hanno fatto in modo che i centrocampisti hanno le gambe bioniche comunque, eh. Ce la faremo a fare un tiro? Che cazzo ha fatto? Che è stazione? Ma come ha tirato? Mariano! Il bug supremo, decisivo! Di piatto! What? Ok, ok Mariano. Ok Mariano! Che mostro, ragazzi! Che mostro! Qui l'abbiamo preso a mazzettate! 12 tiri, 10 in porta. Ogni tiro che ho fatto praticamente è entrato nel secondo tempo. Vediamo i punti che ci danno nel Division Rivals. 65 punti. Oh, oro 3. Che senso oro 3? Ah no, silver 4. Mazza, abbiamo scalato una lega con questa vittoria. Holy shit. E poi i premi ovviamente cambiano e sono premi che poi tu potrai scegliere. Vabbè, niente male, pulito. Raga, io spero che il video vi sia piaciuto. Scusate per il draft, ma in realtà non è colpa mia. Ho provato a darvi un'anteprima di un draft, così di fare la squadra insieme, fare un game. Il primo game l'abbiamo fatto almeno, quello, dico, ci può stare. Le Rivals sono una figata. Io vi mando un bacio, pronti, perché il 26/27, se riesco vi carico il primo pack opening. Dai, carichi ragazzi con sto FIFA, carichi. Vi mando un bacio. Ciao ragazzi.